qualche minuto si sentono grida di disperazione. Compare un gruppo di donne nude. Io guardo quelle poverette e non credo ai miei occhi. Ognuna di loro si siede davanti ad un barbiere. Davanti a me prende posto una giovane. Io apro le dita della mano e taglio i capelli di quella donna e li getto nella valigia. La donna si alza, è ancora stordita per i colpi ricevuti. Mi domanda dove deve andare e io le mostro la porta sinistra. Non faccio in tempo a girarmi che un'altra donna è già seduta davanti a me. Piange. Mi chiede se sarà una morte dolorosa o lenta, se verrà gasata o fulminata. Io non riesco a dirle la verità. La conforto, ma tutta la conversazione non dura che pochi secondi. Il tempo di tagliarle i capelli. La donna si alza e corre fuori. Una dopo l'altra le vittime si siedono e le mie forbici tagliano, tagliano, tagliano senza tregua. C'è chi piange, chi si dispera, e a noi tocca assistere a tutto questo senza poter dire una sola parola. Una vecchia signora si siede davanti a me. Mentre le taglio i capelli, mi chiede un ultimo favore, mi chiede per favore di tagliare un po' lentamente, perché dopo di lei, dal mio vicino, c'è sua figlia e vorrebbero stare insieme mentre vanno davanti alla morte. Io mi sforzo di rallentare il più possibile, ma uno dei boia ci mette a gridarmi di fare in fretta, sempre più in fretta. Allora io devo sbrigarmi, non posso trattenerla più a lungo e lei deve correre via senza la figlia. Tra le infelici me ne capita una giovane bella, mi prega non me li tagliare proprio tutti, sennò sarò bruttissima. Che potrei dirle? Non le rispondo. Ne arriva un'altra, si strappa via le forcine e mi grida: presto, fai quel che devi, tanto sono condannata. Così sfidano centinaia, centinaia e centinaia di donne. Ma all'improvviso il flusso delle vittime si interrompe. Le camere a gas erano piene. In a chamber of deceit.